Del Palazzo Capece, sede del liceo ginnasio, nel 2000, durante i lavori di ristrutturazione, con il distacco dell'intonaco dalle pareti, sono comparsi iscrizioni e graffiti sui muri, confermando che una di queste sale era stata adibita a carcere sicuramente dal 1601 al 1669. La comparsa di questi crudi segni incisi sulla pietra, immagini dirette di emozioni, vicende e comportamenti, ci consente di entrare nella vita di ogni giorno, negli eventi, e di scoprire spunti sempre nuovi di comprensione del passato, dandoci la certezza di un dialogo con uomini vivi. Con questa scoperta non sono venuti alla luce nuovi eventi storici, ma siamo convinti che siano testimonianze ancora in grado di ristabilire un rapporto fertile con il passato, perché segni, forme e atti dell'esistenza. I graffiti non si configurano secondo alcuna tradizione artistica consolidata. Sono il frutto di un'espressione spontanea, di una registrazione istintiva che coinvolge la totalità dell'uomo che li ha realizzati, compresa quella del tutto particolare delle condizioni di sofferenza proprie della restrizione carceraria e quelle dell'ambiente socioculturale dell'epoca. Osservandoli è forte il senso di scoperta diretta di immagini, viva ricerca di quegli elementi duraturi, concezione religiosa, sofferenza, la morte, l'amore per la vita, la natura, che continuiamo a condividere e che appartengono anche al presente. Da questo proviene la curiosità e il piacere della conoscenza delle proprie radici. Le riflessioni e le emozioni suggerite da queste espressioni figurate possono diventare le tracce di una storia non afferrabile una volta per tutte, ma sempre aperta ad ulteriori ripensamenti. L'attuale prospetto del palazzo prospiciente sulla piazza Aldo Moro, amputato nella parte sud per l'apertura della via Ginnasio e accresciuto a nord alla fine dell'Ottocento, è parte dell'originario palazzo signorile che il Duca della Torre volle costruire nel secondo decennio del Settecento, abbattendo le torri e le mura del vecchio castello ormai fatiscente. Entrando nel palazzo dal portale barocco d'ingresso e percorrendo tutto il cortile fino all'angolo nord, si entra in una sala, ex stalla, nel fondo della quale, attraversato un passaggio in una muratura spessa 2 metri, si raggiunge la stanza dei graffiti. Al suo interno le opere di modifica dell'impianto del vecchio castello ormai non si contano più. A parte lo scalone centrale con il portale cinquecentesco e alcune stanze del lato nord, le trasformazioni hanno riguardato l'intero fabbricato a partire dal già radicale intervento del primo del Settecento, seguito nell'Ottocento da ridimensionamenti e adattamenti ad istituto scolastico. Ben poco resta del vecchio e ricercato castello, ma è certo che la scoperta degli spazi adibiti a carcere ha aggiunto un altro tassello per ricostruirne idealmente l'impianto originario, più che dalla lettura dei pochi e confusi documenti secenteschi.
L'articolazione e ampiezza del luogo originario, detto Lo Galera, è individuabile solo in parte e si presenta attualmente costituito da una stanza interclusa a piano terra del palazzo. Il vano presenta paramenti murari volti a est e a ovest, costruiti con conci di pietra leccese, nelle condizioni originarie, mentre a nord è modificato da aperture successive. Dall'ingresso a sud è delimitato da una spessa e irregolare muratura pianifica. Della disposizione di questo vano rispetto all'articolazione degli altri spazi originali ad esso connessi, possiamo trarre indicazioni dalla presenza di una finestra e un'apertura nella muratura nord, visibilmente modificate, probabili passaggi ad altri spazi della guarnigione del castello prospicenti l'antico viale Lo Galera. I diversi segni sui muri, incisi con mezzi di fortuna, punte di metallo, pietre appuntite o dipinti con acqua e polvere di cotto, resti vegetali o carbone, sono numerosissimi, spesso sovrapposti e modificati a più mani. Entrando in questa sala si coglie subito il senso della sofferenza e del tormento. La densità del tempo è palpabile nel susseguirsi di segni, in un continuum spaziale ossessivo, manifestato anche esplicitamente nella segnatura del susseguirsi dei giorni di prigionia, in veri e propri calendari murali, o da brevi descrizioni di improvvide disavventure qui concluse. Adì 21 di luglio 1629 fu pigliato dal convento di Maglio e Gio, Domenico et Gio, Tommaso Camataro, furono portati all'audienza e adì 24 di ottobre furono portati qui con essere scomunicati. Al capitano con tutta la sua corte furono rimesi adì 3 del seguente 1629. Pagato al barone Ducati 60 e 10 altri al capitano. Venne dalla mia prigione il capitano Sandrino Monaldi, con circa 20 di quei servitori del castellano, e mi trovorono che io ero ginocchioni e non mi volgevo a loro, anzi adoravo un Dio Padre adorno di angeli ed un Cristo risuscitante vittorioso che io mi avevo disegnati nel muro con un poco di carbone che io avevo trovato ricoperto dalla terra. Così benvenuto Cellini dalla vita, racconta i terribili giorni di prigionia e di torture allucinanti nella fortezza di Castel Sant'Angelo, una risposta visionaria e liberatoria che da sempre scaturisce dalle condizioni dure di detenzione e tortura, come osserviamo in questi graffiti nelle diverse immagini ad iconografia religiosa. Che si alimenta di immagini devozionali o di lotte visionarie contro il diavolo,
di segni scaramantici o di volti beffardi. Una lettura attenta e ravvicinata di questi graffiti permette anche la scoperta di una numerosa e ricca serie di immagini di autentica speranza e amore per la vita e la natura, con tenere figure di animali domestici, stelle, piante, paesaggi. Fondamentalmente nei graffiti si osserva una primitiva e spontanea espressività del segno, la rapidità del gesto senza alcun indottrinamento all'arte e la semplicità iconografica ne fanno oggi, dopo ben 4 secoli, un'efficace e stimolante manifestazione visiva.